aggiunge. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei? Sebbene non siamo dei, ma il popolo ha cambiato la sua gloria, perciò che non giova a nulla. O cielo, stupite di questo, inorridite e restate atoni, dice il Signore. Il popolo, infatti, ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato nelle cisterne, delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Mi è sempre piaciuto giocare con la polisemia. Dice, che è la polisemia? Polisemia, dice, amica tua, che è? Non è una mia amica, non è una malattia. Allora, dice, sì, polisemia, quando una parola può avere più significati. Per esempio, se vi dico la parola riso, che cosa vi viene in mente? Quello che si mangia, il cereale. Però riso può voler dire anche un'altra cosa. Il sorriso, il riso, che ben altro, no? Quando dice il riso abbonda sulla bocca degli stolti, non vuol dire che ho mangiato tanto del cereale, vuol dire, si fa riferimento al sorriso. Oppure, non so, se vi dico la parola campo, che vi viene in mente? Campo? Un campo di grano? Un campo da calcio? Oppure non c'è campo, no? Ecco, evidentemente è successo a più di uno, perché fragorose risate. Ecco, ci sono delle parole che possono voler dire diverse cose, hanno diversi significati. Il verbo adorare, no? Il verbo adorare ha a che fare con il culto, quindi si adora una divinità. Però si può utilizzare la parola adorare anche per dire, per esempio, cosa? Adoro il cioccolato, adoro, oppure sei un tipo adorabile, oh, ti adoro quando fai così, no? È un sinonimo di mi piace, è un sinonimo di mi piace. E in questo senso, qual è il colmo per Dio? Il colmo è che anche Dio adora, anche Dio adora. In questo senso, ovviamente, non fatemi dire cose che non voglio dire. Anche Dio è innamorato del suo creato, per esempio. Anche Dio è innamorato di te. Senti che Dio è innamorato di te? Forse ci sono dei momenti in cui non ti piaci tanto. A Dio continui a piacere. Dio ti ama da morire. Quando dico da morire intendo proprio da morire. Lo ha fatto, ci tiene a te. Sembrano parole vuote, ma è la verità. È la verità, più verità possibile. Dio è un tipo che ama. È un tipo che ama il suo creato. Pensate che quando si è messo a creare il mondo, ogni due per tre si fermava e che cosa diceva? È buono quello che ho fatto, ma che bello! A me piace un Dio così, un Dio che si mette a gustare e arriva al sabato e guarda indietro tutta la settimana e dice è molto buono, che bello. Un Dio che adora, tra tante virgolette, quello che fa. Un Dio che ti vuole tanto bene. Allora, non c'è niente di male. A volte ci sentiamo un po' in colpa a essere compiaciuti del fatto che c'è qualcosa di buono che abbiamo fatto. Ecco, Dio ci dà l'esempio. Non c'è niente di male. Il problema è quando queste piccole cose che Dio ci dà diventano un punto di riferimento così importante da essere totalizzanti. In che senso? Nel senso che quando qualcosa di bello comincia a riempire più di tanto la tua vita, al punto che non pensi ad altro,
pensi sempre là, allora c'è qualcosa che non va. E addirittura c'è qualcosa che non va talmente tanto che Dio si definisce un Dio geloso. Dio sa che se tu non metti Lui al primo posto, non sarai felice. E soffre nel momento in cui vede che tu dirigi la tua attenzione altrove. No, non altrove in qualunque cosa, perché Lui è il primo che si compiace delle cose belle. Si compiace delle cose belle, ma avete presente il Gesù nei Vangeli? Quando c'è qualche cosa di bello, lo dice. Mi piace tanto questo Gesù, perché non ha paura di dire a qualcuno che gli piace qualcosa. Mi fate qualche esempio? Quando è che Gesù, per esempio, si mette a fare dei complimenti? Ci avete mai fatto caso? Gesù fa un sacco di complimenti, solo che a volte non ci facciamo caso quando leggiamo. Cosa dice a Nicodemo? Nicodemo, ah, finalmente qualcuno in Israele. Nicodemo l'aveva appena offeso, eh? Aveva detto, ma può venire qualcosa di buono da Nazareth, dalla Galilea? E Gesù non risponde per le rime e gli fa un complimento, dice, ah, finalmente qualcuno che la s'allunga, qualcuno onesto, qualcuno sincero, eh? Ve la ricordavate questo complimento? Altri, che vi viene in mente? Al centurione, cosa dice al centurione? Vi ricordate? Soldato romano, pagano quindi, che però crede in Gesù, va da Gesù e dice, senti, io c'ho il mio servo che è malato. Gesù dice, qual è il problema? Vengo a guarirlo, vengo a casa tua e risolviamo. No, facciamo di no, so che questo creerebbe qualche problema. Io sono un uomo di potere. E se dico a un servo, a chiunque, un sottoposto, vai, io lo so che ci va, non devo neanche andare a controllare. Quindi io lo so che se tu dici che il mio servo deve essere guarito, guarirà. E vi ricordate cosa dice Gesù? Alla faccia. Neanche in Israele ho visto una simile fede. Quando c'è qualcosa che gli piace, Gesù lo dice. Forse dovremmo anche in questo prendere esempio, no? Perché? Perché fa comunque piacere sentirsi dire cose belle. O alla cananea che dice grande, grande è la tua fede, no? O addirittura ai gigli dei campi. Vi ricordate cosa dice dei gigli dei campi? Nemmeno Salomone, in tutto il suo splendore, era vestito come uno di loro. È un Gesù che se la gode la sua creatura, che si gode il suo creato, no? Ed è qualcosa di bellissimo vederlo in questo contesto. Ma allora qual è il problema? Dov'è che si eccede? Dio usa, per capire il problema di come si passa dall'adorare con le virgolette all'adorare inteso come senso di culto, dobbiamo approfondire un concetto che è quello del desiderio. Sapete da cosa deriva la parola desiderio? Deriva, qualcuno lo sa? Esatto. Desidero, del desidera, le stelle, cioè una privazione di stelle. In che senso? Allora, che cos'erano le stelle per gli antichi? Le stelle per gli antichi erano per alcuni delle divinità, per esempio, quindi essere privo di riferimenti. Ma non solo, le stelle soprattutto nell'antichità servivano come bussola per orientarsi. Non c'era né la bussola né tantomeno il GPS, si guardava le stelle. Un cielo senza stelle e senza punti di riferimento, no? Allora, il desiderio ha a che fare con questo concetto. E anche Dio utilizza il desiderio per farti crescere. Il desiderio parte dal presupposto che c'è una mancanza, qualcosa che viene meno. E quante volte il Dio della Bibbia, Gesù nei Vangeli,
fa delle domande strane, per esempio, no? Qualche domanda strana di Gesù. A un cieco che va lì per farsi guarire, che cosa gli chiede? Che cosa vuoi che ti faccia? E secondo te che cosa può volere un cieco? Ma non glielo fa così. Gesù vuole ascoltare la risposta. Vuole che l'altra persona si renda conto che c'è un vuoto, qualcosa che manca, e sia lui a dire: sì, ho bisogno della vista, ho bisogno della vista. Adamo, dove sei Adamo? A Saulo, perché mi perseguiti? Non ne sono domande retoriche. Saulo, qual è il tuo problema? Cos'hai con me? Perché mi perseguiti? Mettiti a riflettere. E poi con Adamo è fantastico. Con Adamo, sempre alla creazione, com'è che crea l'uomo e la donna? Crea prima l'uomo e gli dice: senti Adamo, guarda che begli animali ti ho creato, sono belli. Adamo si accorge che gli animali sono tutti in coppia e giustamente gli viene voglia pure a lui. Dice: ma a me? Vede tutti quanti in coppia, dice, e però non si trovò nessuno in grado di appagare questo senso di vuoto. E allora cosa succede? Vi ricordate? Dio fa addormentare Adamo e da Adamo viene Eva. E cosa dice poi Adamo al risveglio? Ah, finalmente. Niente contro il canguro, niente contro, però questa è ossa delle mie ossa, questa finalmente è carne della mia carne. Mi piace questa strategia che utilizza Dio con l'essere umano. Fa venire la voglia, fa venire il desiderio per poi appagarlo. Ed è necessario che noi ci approcciamo a Dio rendendoci conto che siamo mancanti, che ci manca qualcosa. E Dio è quello che può colmare il tuo vuoto. Solo che c'è qualcun altro che gioca a fare la stessa cosa. C'è qualcun altro che dice a Eva: ma che, non potete mangiare tutti i frutti del giardino? Sì, sì, possiamo mangiare tutti i frutti, ma quello no. Quello no, ah, ok, ci risiamo. Dio sa che se le mangerete, voi sarete come Dio, e quello non vuole. Fa venire il bisogno. Fa venire il bisogno di essere indipendenti da Dio. E Adamo ci crede, Eva purtroppo ci crede, e la storia la sappiamo, ma soprattutto la viviamo. Viviamo ogni giorno cosa significa uscire fuori dal progetto di Dio. Qual è stato il problema di Adamo e di Eva? È che questa cosa è diventata talmente importante da essere la cosa più importante e dimenticare che avevano a disposizione miliardi e miliardi di altri alberi. È quello che dicevamo, è crearsi un idolo, fare di una parte il tutto. È talmente tanto importante questa cosa che non vivo più se potrei fare 3.000 altre cose, ma io ho bisogno di fare quella cosa. Ne ho bisogno. Questa si chiama adorazione, sostituire Dio e il progetto di Dio con qualcosa che non è il progetto di Dio. Solo che succede che se noi sostituiamo Dio con qualunque altra cosa, questa ci creerà dipendenza. Dio fa esattamente il contrario. Noi siamo dipendenti dal male e Gesù ci libera. Romani 8, 15, 14 e 15 ci dice che noi siamo schiavi, noi eravamo schiavi, ma siamo stati liberati, siamo stati adottati da un padre che appunto ci ritiene così preziosi da essere disposto a tutto pur di stare con noi, desidera
ardentemente stare con te e soffre a vedere quando al posto suo metti qualunque altra cosa. E possono non essere solo oggetti, ma anche emozioni a volte. Quando hai paura, per esempio. È vero o no che la paura è qualcosa di totalizzante? Chi ha paura di qualcosa? Tutti più o meno così. Tutti abbiamo paura, senza che alziamo la mano, no? Tutti quanti. Un esempio di paura, eh? Un esempio di paura per vedere come la paura rischia di diventare un idolo. Esempio di paura. Paura, che ne so, di tuffarti. Tu c'hai paura di tuffarti. Allora, paura di andare sull'aereo. Quello no, ok. Allora, cosa succede? Succede che questa paura diventa, qualunque paura diventa paralizzante, per cui faccio di una parte il tutto. Cioè io potrei pensare, sì è vero, devo volare, però poi arrivo a destinazione, però dura poco, però ha un senso, però gli altri lo fanno e non succede nulla, ma io non penserò mai tutte queste cose. Darò importanza a quell'unica cosa che diventa il tutto, talmente tutto che mi paralizza e non mi fa volare e mi rende schiavo e mi rende prigioniero. Gesù è in grado di cacciarla, la paura, l'ansia. Quando sono in ansia non ragiono più, mi faccio vincere dall'ansia, per cui anche se ci sono tante motivazioni per cui non essere ansioso, però io focalizzo la mia attenzione esattamente su quello che mi fa stare male. È vero o no che succede così? È vero o no che voi ragazzi avete studiato, siete preparatissimi, però magari avete la convinzione che dice no, mo mi chiede quello sicuro, e perdete di fiducia. È vero o no che succede così? No? Perché? Perché appunto l'ansia, come la paura, in qualche modo arriva a essere un idolo. Totalizzante, non esiste nient'altro che questo. Dio ti dice, metti me davanti alle tue paure. Io ti accompagno sull'aereo. Io ti accompagno nell'interrogazione. E se anche dovesse andare male, ci sono sempre io, tranquillo. Non è la fine del mondo. Che bello questo Dio che mi libera. Quando invece il male mi fa male e mi tiene schiavo. Ed in effetti, sapete che le parole nella Bibbia che normalmente hanno a che fare con l'adorazione hanno a che fare anche con l'essere schiavo. E in maniera particolare c'è una parola, duleo, un verbo, è quello che noi, quello che spesso la Bibbia utilizza per adorare, nel senso di servire. Ecco, questo duleo è interessante perché i nostri fratelli cattolici sostengono che non c'è nessun problema nella venerazione dei santi, della Madonna, no? Perché? Perché in quel caso non si sta adorando. C'è una distinzione tra latria, l'adorazione, e la venerazione, la dulia. E allora si dice, ma noi non adoriamo i santi, li veneriamo, ovvero dulia.
Sì, però cosa vuol dire dulia? Nella Bibbia dulia vuol dire essere schiavi. Nella Bibbia, quando noi per esempio, nella Bibbia troviamo scritto che dobbiamo servire il Signore, dobbiamo essere servitori, ecco, nella maggior parte delle volte quel servo in realtà nell'originale greco è schiavo, solo che siccome la parola schiavo ha una coloritura molto forte, e allora sembra brutto tradurre con schiavo, essere schiavi di Dio, suona male, no? Però in realtà è quello che sta dicendo il testo. E noi lo sappiamo perché possiamo essere schiavi di Dio. Perché Dio, noi lo serviamo come degli schiavi e Dio ci libera. Dice, guarda, non sei schiavo. Sei mio figlio, ti ho adottato. Noi lo sappiamo. Ovviamente sembra brutto tradurre con schiavo, allora normalmente si traduce con servo. Però è una parola molto forte, effettivamente. E noi la troviamo, sapete dove? Al capitolo 6 di Matteo, al versetto 24, che cosa dice Gesù? Lo dice molto chiaramente. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e il denaro, mammona. Non è proprio possibile, si escludono a vicenda. E quindi capite bene che è proprio il testo che non fa la distinzione fra latria e dulia. Tecnicamente in realtà la dulia è la venerazione che si deve ai santi, la Madonna è a metà strada fra Dio e i santi. Non si può adorare perché è un essere umano, ma non si può trattare neanche come un santo qualunque, quindi si parla di iperdulia, latria per Dio, dulia per i santi, iperdulia per la Vergine, no? Però capite anche dal testo che abbiamo letto come tutto questo è fittizio, perché proprio il termine dulia ci fa capire che non è possibile parlare di stima nei confronti di qualcuno senza cadere nell'adorazione, nel momento in cui io gli tributo un culto, ovviamente, no? Ed è per questo motivo che nella Bibbia noi troviamo che Dio pretende un'adorazione esclusiva. Non perché la pretende in realtà, perché non è possibile altrimenti. Se non adori me, stai adorando qualcos'altro. Se non riesci a credere e a mettermi al primo posto nella tua vita in quell'aspetto, stai attento, perché stai adorando qualcos'altro. Forse non qualcun altro, ma qualcos'altro. E ognuno di noi ha bisogno di essere guarito. Ognuno di noi, che poi mi piace l'ironia di Geremia, e con questo possiamo concludere. L'ironia di Geremia, che al capitolo 2, il testo introduttivo che abbiamo letto prima, versetto 13, anzi dal versetto 11. Ma c'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dèi, sebbene non siano dèi? Il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. Versetto 13. Il mio popolo infatti ha commesso due mali. Ha abbandonato la sorgente d'acqua viva e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. C'erano tante divinità attorno ad Israele, tutte false, perché l'unico vero Dio era ed è Yahweh. E allora Dio dice,
Ma avete mai visto una nazione che ha cambiato i suoi dei? Come dire, avete mai visto qualcuno della Roma che comincia a tifare per la Lazio? Succede? Beh sì, forse può succedere, succede soprattutto ai bambini, ma uno che frequenta la curva sud della Roma difficilmente cambierà. Ecco, la cosa assurda è che magari è più difficile abbandonare la tua squadra del cuore che abbandonare Dio. Il popolo di Israele ha fatto questo, ha abbandonato me, ha fatto due errori, ha abbandonato me la sorgente d'acqua viva. Cioè io potevo veramente appagare, colmare questo vuoto, e invece mi ha abbandonato, ironia della sorte. E mi ha abbandonato per che cosa? Per una banalissima bottiglia bucata. Cioè io sono la sorgente d'acqua viva, in grado di soddisfare la tua sete veramente, e tu che cosa fai? E io che cosa faccio? Ci accontentiamo della bottiglia che è pure bucata e cisterne screpolate. Per questo motivo chiediamo al Signore in questo momento: in che cosa io sto adorando qualcosa di diverso da te? In che cosa io sto dando la priorità a quello che sento, che sia paura, che sia ansia, che sia la voglia di? E Dio dice a Geremia: ma se tornano, io li perdono. Possiamo ricominciare insieme una vita. Probabilmente ci sentiremo come quando ci mettiamo la testa sott'acqua. Perché noi non vogliamo abbandonare i nostri idoli? Perché sentiamo che sono importanti. Perché sentiamo che ci abbiamo vissuto forse tutta una vita e non fanno parte di noi. A quanti piace andare a vedere sott'acqua quello che c'è? Fare snorkeling con la maschera? Qualcuno c'è. È bellissimo, no? Però se non indossi la maschera è bellissimo lo stesso, ma non hai modo di resistere. Non hai modo di resistere, vai in apnea. Ecco, noi all'idea di dover abbandonare quella cosa lì, e tu sai cosa, ci sentiamo senza fiato. E allora diciamo: no, non ce la posso fare. La bella notizia, fratello, sorella, è che ce la puoi fare. E nel momento in cui desidererai indossarla, questa maschera, ti accorgerai che potrai stare tutto il tempo che vuoi a vedere sotto le meraviglie che Dio ha creato. Potrai veramente essere libero. Hai bisogno però della maschera. Hai bisogno di abbandonare a Dio, di abbandonare a Lui quello che ti allontana. E ognuno c'ha il suo, che lo declina nel modo suo. Per questo, se voi siete d'accordo, possiamo concludere con un momento di contatto con il nostro Dio, perché possa farci vedere in che cosa abbiamo bisogno di abbandonarci a Lui, e possa convincerci, possa darci la forza, che non si tratta di andare sott'acqua in apnea, ma si tratta di andare sott'acqua con quello che le forze che Lui ci darà, con la maschera che Lui ci provvederà. Non so se metto a disagio la regia nel chiedere un sottofondo musicale, se possibile, se no non importa.
Signore nostro Dio, siamo qui per adorarti, siamo qui per dirti che sei la persona, la cosa più preziosa del mondo, dell'universo. Siamo qui per chiederti perdono, perché anche se lo sappiamo, non sempre riusciamo a viverlo nella nostra vita. Signore, tu ci hai liberato, ci hai reso felici, e se siamo qui è perché hai fatto tanto per noi. Ma tu vuoi fare ancora di più, vuoi togliere dal nostro cuore quei pesi, quei sassi che ci schiacciano e sono creiamo la nostra vita, Signore. Vogliamo averti come unico Signore. Vogliamo godere delle cose fantastiche che hai creato, esattamente come hai fatto tu. Addirittura dicevano che eri un mangione, un beone, tanto ti piaceva la vita. Anche a noi piace la vita, Signore, ma non vogliamo fare della vita e delle cose belle della vita il nostro Dio e i nostri dèi. Preservaci da questo, perché ci farebbe stare tanto male. Ti chiedo di mandare il tuo Santo Spirito su ciascuno di noi qui presenti e su quanti invece sono lontani, ma ugualmente hanno bisogno di te per crescere in te, alla tua statura. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Grazie mille Daniele per questo messaggio. E non finisce qui, perché Daniele insieme a Maria ci hanno preparato anche un canto speciale. Maria è mia moglie, quindi sono felice di presentarvela in questo momento. El mundo no es mi hogar, soy peregrino.